Buongiorno, mi chiamo Gilda Sottile e sono la coordinatrice dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia di Cesena. Questo video è rivolto a tutte le donne che intendono rivolgersi alla nostra organizzazione, al nostro punto nascita per la nascita del loro bambino. È un incontro che generalmente viene offerto in sala convegni ed è rivolto a tutte le donne in gravidanza, quindi aperto al pubblico. In questo periodo di grande epidemia, questo incontro è stato sospeso, ma abbiamo comunque pensato di raggiungervi in una formula un po' diversa perché riteniamo sia fondamentale potervi dare qualche riferimento e qualche indicazione sul primo approccio alla nostra struttura. Questo è un video che registriamo proprio per darvi l'opportunità di poter seguire un po' il nostro percorso e per avere le indicazioni per prenotare anche la prima visita. Noi riteniamo sia molto importante dare qualche indicazione alle donne in gravidanza per la scelta del luogo del parto, che comunque è un evento fondamentale nella vita di una donna e della famiglia stessa che si viene a creare e quindi prevede proprio anche una responsabilità da parte della coppia, perché scegliere il luogo del parto non è del tutto. Non è scontato, non è che uno sceglie di partorire a Cesena perché abita a Cesena o in un'altra città, perché magari è solo la vicinanza quello che conta, ma la cosa importante è che quel luogo risponda alle caratteristiche che sono appunto, che fanno parte della nostra idea di quel parto, della nascita. La nostra unità operativa è organizzata in questo modo. C'è il direttore, che è il dottor Patrizio Antonazzo, che vedete qui nella foto, e dirige l'equipe medica, che è composta da 16 ginecologi. Poi c'è un coordinatore ostetrico-infermieristico, che sono io, che coordina il personale di comparto, che è composto da ostetriche, infermieri ed OSS. C'è un'alta frequentazione di ostetriche, la componente ostetrica è molto presente, motivo per cui è utile per voi sapere che troverete le ostetriche in tutti i setting assistenziali con cui avrete a che fare. E per trasparenza, quando si inizia a parlare di un luogo di nascita, è importante conoscere anche un po' di dati. I dati sono molto importanti perché vi danno un po' l'idea di come si lavora in quel luogo e di quali siano le attenzioni che il personale, appunto, che l'organizzazione rivolge all'attività stessa. Il numero di nati del 2019 sono 1937 bambini che sono appunto nati nel nostro ospedale, di cui 34 gemelli. E la percentuale di tagli cesarei è del 23,2%. Tagli cesarei è un indicatore che il taglio cesareo è un indicatore che noi monitoriamo perché è una pratica chirurgica che va eseguita solo nelle condizioni necessarie, per cui non viene fatto su richiesta sostanzialmente. VBAC è un acronimo che sta a significare partorire dopo un taglio cesareo ed è una percentuale che anche questa viene monitorata perché sta ad indicare il numero di donne che riescono a partorire dopo aver appunto avuto un taglio cesareo. Chiedo scusa. La partenalgesia, che è la peridurale che viene praticata durante il travaglio di parto su richiesta delle donne, è stata praticata sul 41% di donne che appunto ne hanno fatto richiesta. L'episiotomia è un dato anche questo molto importante ed è una cosa che sta molto a cuore alle donne in gravidanza perché è uno dei timori più grandi che alberga negli animi di tutte le mamme che devono partorire è il discorso delle lacerazioni o del taglio della vagina. L'episiotomia vuol dire appunto taglio della vagina. Diciamo che negli anni, nella nostra realtà, si è consolidata una certa esperienza rispetto alla cura del pavimento pelvico e quindi sempre di più il personale ha maturato la consapevolezza che non è utile eseguire questo taglio a meno che non ce ne sia proprio un'indicazione molto stretta. Per cui 0,8% è un dato davvero molto esiguo per quanto riguarda la nostra organizzazione. One to one è la percentuale che sta ad indicare il numero, cioè la frequenza con cui le ostetriche riescono a dedicarsi in maniera esclusiva alle donne in travaglio. Quindi nell'82% dei casi le donne che hanno partorito nella nostra struttura hanno potuto beneficiare della presenza di un'ostetrica dedicata per tutta la durata del turno. Nel 2020, ad oggi, quindi dal 1 gennaio, sono già nati 575 bambini. Che cos'è la presa in carico? La presa in carico è il primo approccio che potrete avere con la nostra struttura. È un appuntamento che viene dato a termine di gravidanza,
e prevede la compilazione della cartella clinica. Dov'è l'ambulatorio della gravidanza a termine? È al quinto piano, scala C, quello è l'ingresso appunto dell'ambulatorio ostetrico, ed è importante conoscere il luogo dove si trova, perché il nostro ospedale non è proprio, dal punto di vista logistico, immediato, per cui sapere dove si trovano gli ambulatori è comunque un'informazione preziosa. Questo è il team degli ambulatori ostetrici, che è composto da 5 ostetriche e un medico ginecologo che è presente tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, nei nostri ambulatori. Come prenotare la presa in carico? Allora, se siete seguite dal consultorio familiare di Cesena, la prenotazione viene effettuata direttamente dall'ostetrica che vi sta seguendo. Se invece siete state seguite da un ginecologo del Bufalini, quindi libera professione, o da un ginecologo privato esterno, o da un consultorio che non sia quello di Cesena, bisogna telefonare al numero che trovate scritto qui sulla slide, dalle 13 alle 15, perché in quell'occasione l'ostetrica vi farà un'intervista telefonica che serve sostanzialmente per capire a quale professionista attribuire la vostra assistenza. Noi abbiamo i due percorsi che sono dedicati, uno alla gravidanza fisiologica, per cui nel caso in cui la vostra gravidanza abbia avuto un'evoluzione fisiologica, appunto dove non c'è stato bisogno di chiedere la consulenza di uno specialista per qualsiasi tipo di problematica, allora a quel punto lì l'assistenza sarà affidata all'ostetrica. Nel momento in cui invece nella gravidanza c'è stato bisogno della consulenza del medico, comunque siano intervenute delle patologie o che erano già precedentemente presenti alla gravidanza, allora la gravidanza verrà affidata al ginecologo. In entrambi i casi l'ostetrica è sempre presente negli ambulatori. Qual è la documentazione clinica da portare al primo appuntamento? Noi chiediamo di portare tutti gli esami eseguiti in gravidanza, eventuali visite specialistiche, la cartellina della gravidanza che il vostro ginecologo o la vostra ostetrica avranno compilato durante nel decorso della gravidanza, le ecografie eseguite in gravidanza, qualora ne abbiate fatti più di due, documento d'identità e tessera sanitaria. Questi due ultimi documenti sono fondamentali, soprattutto il giorno del ricovero. Al momento vi chiediamo di collaborare con noi nel cercare di venire da sole e di evitare di farvi accompagnare, perché la sala d'aspetto deve essere il meno affollata possibile proprio a causa delle restrizioni dell'attuale epidemia. Qual è il planning dei controlli? Generalmente i controlli che noi pianifichiamo per una gravidanza che è praticamente giunta verso il termine, per noi il termine è indicativamente il periodo che va dalla 37esima, 38esima settimana alla 42esima settimana. L'epoca presunta è la 40esima settimana, ma appunto è presunta, nel senso che la gravidanza è matura in questo periodo, ma è ancora misterioso il motivo per cui poi il travaglio insorga, ragion per cui dalla 37esima, 38esima settimana è utile fare dei controlli ravvicinati fino al momento in cui non insorga il travaglio del parto. Questi controlli sono più o meno uguali che sia una gravidanza seguita dall'ostetrico o dal vostro ginecologo. È chiaro che se il travaglio non dovesse insorgere spontaneamente, a un certo punto, e quindi non prima della 41esima settimana più 3-4 giorni, verrà pianificata l'induzione del travaglio di parto. Dell'induzione del travaglio di parto vi parlerà poi il dottor Antonazzo attraverso un altro video che si collegherà a questo video, dove vi verranno spiegati un po' i percorsi di pertinenza medica. Il primo appuntamento, quindi a 38 settimane, entro la 38esima settimana, è un appuntamento che dura circa un'ora, un'ora e mezza. Perché è importante mettere in conto questo tempo? Perché durante questo incontro le ostetriche o il medico valuteranno un po' tutta la vostra gravidanza in base agli esami presentati, verrà fatto un bilancio di salute materno e fetale e la visita anestesiologica qualora voi abbiate richiesto di poter poi avvalervi della peridurale. Durante questo appuntamento l'ostetrica fa anche una valutazione della salute emotiva attraverso una procedura aziendale che serve per rilevare lo stato di salute emotiva della donna allo scopo di individuare una situazione che può aver innescato un disagio emozionale e per questo motivo ne abbiamo una psicologa dedicata. Per le donne che ne fanno richiesta o che ne hanno bisogno su indicazione dell'ostetrica dopo il colloquio, è possibile avere un appuntamento con la nostra psicologa, che in questo periodo riceve in modalità online, quindi via Skype. La compilazione della cartella clinica viene fatta in questa occasione ed è molto importante perché nel momento in cui insorgerà il travaglio e quindi voi vi rivolgerete al nostro ambulatorio urgenze,
è molto prezioso avere già la vostra documentazione e la cartella clinica, perché rivolgere le domande in un momento in cui si ha il dolore o comunque si ha anche la preoccupazione, l'agitazione legata all'imminenza del parto, non è molto utile e nemmeno tanto pratico rivolgere le domande a una mamma che sta travagliando. Uno dei nostri percorsi che abbiamo nell'ambulatorio della gravidanza a termine è anche il percorso del podalico. Che cosa vuol dire in presentazione podalica? Vuol dire che il bambino rimane seduto nella pelvi materna. Se il bambino rimane seduto a termine, è un motivo per cui è indicato un taglio cesareo in questo momento, in questo periodo storico della nostra organizzazione. Tuttavia, è possibile poter fare due tipi di cose. Sono sostanzialmente due strategie che servono per invitare il bambino a mettersi in posizione cefalica, che è la posizione, diciamo, fisiologica per la nascita. Il 4% circa dei bambini solitamente si mettono in questa posizione. Se scelgono questa posizione, noi possiamo fare due cose. Una è la sperimentazione clinica che già da qualche anno abbiamo introdotto nella nostra organizzazione e si tratta di proporre alle donne questo massaggio con questo telo messicano che si chiama Rebozo, che serve semplicemente a stimolare il bambino, invitarlo quindi attraverso un massaggio, degli esercizi posturali, a ruotare il capo verso il basso. Se questo non dovesse, questo è possibile farlo attraverso la prenotazione sempre al nostro ambulatorio, un colloquio con un'ostetrica dedicata a questo tipo di tecnica. E comunque bisogna farlo entro la 34ª settimana. Se non dovesse aver funzionato, o comunque se il bambino rimane podalico, a 37 settimane e quindi il giorno della presa in carico, l'ostetrica vi farà un colloquio dove vi verranno spiegate le varie opzioni. In particolare rivolgimento per manovre esterne. È una manovra che viene praticata dal medico e se la donna è interessata a questo tipo di manovra, viene fatto poi un nuovo accesso nel nostro ambulatorio con il medico dove viene compilata la cartella clinica, firma dei consensi e viene eseguito il primo tentativo. Se non dovesse essere riuscito, sostanzialmente si farà un altro tentativo a seguire. Ad ogni modo, se non dovessero riuscire, viene comunque programmato un taglio cesareo entro la 40ª settimana. Un altro percorso del nostro ambulatorio è il percorso TOLAC. Che cosa vuol dire TOLAC? È un acronimo inglese che sta a significare travaglio di prova dopo aver avuto un taglio cesareo. Come vi avevo già indicato all'inizio quando abbiamo parlato di dati, il taglio cesareo è un intervento chirurgico ed è un intervento che la cui esecuzione viene raccomandata solo in situazioni in cui viene ritenuto più sicuro per la mamma partorire con un cesareo piuttosto che partorire per le vie naturali. Quindi questa promozione del parto vaginale dopo un taglio cesareo viene nella nostra realtà organizzata in questo modo. Verso la 28-32 settimane bisogna prenotare sempre al nostro ambulatorio un colloquio attraverso il quale l'ostetrica illustrerà alla mamma tutti i vantaggi e le raccomandazioni legati a questo tipo di esperienza. Dopodiché la donna riceve un appuntamento con il ginecologo e durante questo appuntamento la donna in questa occasione potrà esprimere un consenso a poter eseguire questo travaglio di prova e quindi entrare nel percorso TOLAC. Se invece la donna desidera comunque rifare un taglio cesareo, la scelta è assolutamente tutta sua e quindi può fare un taglio cesareo programmato nella cui occasione noi daremo una data di intervento con la compilazione della cartella clinica e la prenotazione di tutti gli esami. La valigia, cosa mettere in valigia? Questo è un altro argomento che interessa tantissimo perché tutte le donne verso il termine di gravidanza devono preparare questa famosa valigia. Noi vi diamo solo alcune indicazioni perché in realtà non ci sono delle regole rigide. Indicativamente noi vi lasciamo questa sorta di elenco di cose che possono essere utili durante la degenza, che è assolutamente personalizzabile. L'importante è che siano appunto tutte contenute in una piccola valigia che possa essere contenuta nel nostro armadietto della degenza. Stessa cosa per il neonato, sono assolutamente indicazioni che possono essere prese con le pinze perché non siamo qui a decidere noi come dovete vestire il vostro bambino, è una scelta assolutamente personale.
La raccomandazione che vi diamo, ma è assolutamente di ordine pratico, è di tenere da parte già una borsa, una piccola borsa con tutto l'occorrente, sia per la mamma che per il bambino, da poter portare in sala parto, perché quando arriva il momento di andare in sala parto risulta molto pratico per voi avere già da parte quello che serve per la nascita e per il travaglio. Quando venire in ospedale? Ecco, questo è un tema molto ricorrente. Quando facciamo questi incontri in forma interattiva ci sono sempre tante domande, perché è una delle cose più ricorrenti, no? Oddio, sarà il momento giusto? Quindi noi vi riportiamo in questa occasione le indicazioni principali per cui è raccomandato rivolgersi alla nostra struttura. Quindi, dove si trova l'ambulatorio urgenze? Quinto piano, scala B. È molto importante distinguere due blocchi, perché tra la scala B e la scala C abbiamo il blocco parto, per cui il corridoio non è percorribile come può succedere per altri piani, quindi risulta fondamentale conoscere la differenza tra la scala B e la scala C. L'ambulatorio urgenze, appunto, è sempre aperto 24 ore su 24 e c'è un'ostetrica che accoglie la mamma alla richiesta di aiuto. Il travaglio di parto è una delle indicazioni macro per cui si può arrivare in pronto soccorso, quindi iniziano le contrazioni, è arrivato il momento, voi arrivate, suonate, vi ricoveriamo e si viene in sala parto. Questa è la cosa proprio ideale. Non sempre succede così, però partiamo un po' punto per punto. Il travaglio di parto, come facciamo a riconoscerlo? Le contrazioni sono come le onde del mare, vanno e vengono, e molte mamme temono di non riuscire a riconoscerle. In realtà le contrazioni poi si fanno riconoscere. All'inizio bisogna prenderci un po' la misura, perché bisogna capire che cosa succede al muscolo, l'utero si contrae, il bambino reagisce in un determinato modo e sostanzialmente la mamma ha bisogno di capire quando le contrazioni sono giuste per poter venire in ospedale. È difficile dare una regola rigida. Quello che vi possiamo dire è che le contrazioni devono assumere determinate caratteristiche in termini di durata, e quindi almeno 40-60 secondi, che ci sia un intervallo che si aggiri tra i 5 e i 4 minuti, quindi 3-4 minuti tra una contrazione e l'altra è un intervallo buono, e l'intensità deve essere percepita come incalzante, quindi man mano che arrivano le contrazioni la mamma le sente incalzare. Altro motivo per cui potreste dovervi rivolgere all'ospedale anche senza contrazioni, perché la rottura delle acque può arrivare in un momento qualsiasi della gravidanza, generalmente verso il termine, è accompagnato anche dal travaglio, ma non necessariamente. Ad ogni modo, che ci siano le contrazioni o che non ci siano, è previsto il ricovero. Quindi, se rompete le acque e ve ne accorgete perché improvvisamente ci si bagna, è importante rivolgersi al nostro ambulatorio urgenze. Le acque si possono rompere in maniera eclatante o anche in maniera un pochino più lenta. Cosa vuol dire? Vuol dire che la mamma, la mia mamma o la partoriente potrebbe sentirsi bagnata continuamente senza necessariamente essersi bagnata improvvisamente. Vale comunque la pena, che sia eclatante o meno, rivolgersi all'ambulatorio, perché se sono rotte o meno poi lo valutiamo noi. La sorveglianza materno-fetale è quello che noi facciamo nelle donne che hanno rotto le acque ma che non hanno ancora l'insorgenza del travaglio. Osserviamo un'attesa di 24 ore, perché si è visto che se aspettiamo 4, 6, 8, 10, 12 ore, a un certo punto le contrazioni iniziano ad arrivare, perché la rottura stessa diventa lo stimolo per l'inizio del travaglio. Se questa cosa non dovesse accadere spontaneamente, noi procediamo all'induzione del travaglio del parto a distanza di 24 ore dalla rottura. Contestualmente all'induzione inizia anche l'antibiotico terapia per proteggere il bambino da questa rottura prolungata delle acque. Nel caso in cui il tampone dovesse essere positivo, l'attesa è un po' più breve, quindi facciamo un'attesa di 4-6 ore, perché se il travaglio non dovesse insorgere, l'antibiotico lo iniziamo comunque, perché se c'è il tampone positivo dobbiamo comunque fare l'antibiotico, e quindi inizia anche l'induzione del parto. Il liquido amniotico non necessariamente trasparente, a volte verso il termine e non di rado può essere tinto di verde, questo non vi deve spaventare, è una caratteristica del liquido che ci può stare, per cui semplicemente quello che ne facciamo è osservare un po' il bambino in maniera più ravvicinata, e a volte, se è molto verde, induciamo il travaglio prima che possa insorgere spontaneamente. La perdita di sangue è un altro motivo per cui potrebbe essere necessario doversi rivolgere all'ospedale.
Ed è importante capire la distinzione tra le perdite di sangue rosso scuro miste a muco, che è una perdita fisiologica, soprattutto se avete avuto una visita dal vostro ginecologo, dalla vostra ostetrica, perché è una conseguenza della stimolazione del collo dell'utero. La perdita di muco scuro rosso, misto a sangue si può avere anche nel caso in cui si comincia a dissolvere il tappo mucoso. Molte di voi hanno già sentito parlare di questo fantomatico tappo, che è un vero e proprio tappo costituito da una sorta di gelatina che protegge la gravidanza, quindi il contenuto della gravidanza del vostro bambino, dalla presenza di microrganismi che sono normalmente presenti nella vagina di noi donne. Verso il termine questo tappo mucoso perde la sua funzione e quindi comincia a dissolversi anche per effetto della modificazione del collo dell'utero. Diverso è perdere sangue rosso vivo come una mestruazione. Se dovesse succedere che improvvisamente perdete sangue rosso vivo, vale la pena venire in ospedale in ambulatorio urgenze perché noi faremo un controllo ecografico per capire che tutto sia nella norma e che non ci siano situazioni che richiedano una attenta osservazione. La riduzione dei movimenti fetali è un altro motivo per cui vi chiediamo di venire a fare un controllo perché talvolta è accompagnata da cambiamenti che meritano un'osservazione più ravvicinata. E, la premessa dei movimenti fetali è questa. Ogni bambino in utero stabilisce una relazione con la propria mamma attraverso movimenti che si palesano fortemente dalla 20-22esima settimana di gestazione in avanti. Questi movimenti cambiano nel corso del progredire della gravidanza proprio perché cambia il rapporto che ha il bambino rispetto alle dimensioni dell'utero. Quindi il bambino cresce, continua a muoversi, ma la percezione dei movimenti progressivamente cambia. Questo non vuol dire che il bambino smette di muoversi. È per questo che vi chiediamo di fare un controllo qualora voi abbiate la sensazione, la percezione che il bambino abbia rallentato il suo modo di muoversi consueto. A chi bisogna rivolgersi? Noi vi consigliamo di venire al nostro ambulatorio urgenze perché abbiamo proprio un protocollo che ci aiuta, ci dà un po' di indicazioni su con che frequenza fare controlli nel caso in cui si sia manifestata la riduzione dei movimenti. Il ricovero programmato è un altro motivo per cui potremmo chiedere di venire in ambulatorio urgenze, che sono due sostanzialmente le indicazioni. Taglio cesareo programmato e quindi il ricovero è previsto per le 6:30 del mattino con digiuno dalla mezzanotte, oppure per l'induzione del travaglio di parto, che a seconda delle indicazioni del tipo di induzione che viene prevista per voi, può essere o alle 17:30 del pomeriggio o alle 8 del mattino. L'induzione è una procedura che richiede tempo e pazienza, talvolta ci vogliono anche 2 giorni prima di arrivare al travaglio attivo, perché è una preparazione appunto lunga. Ma questo non vi deve spaventare perché appunto è quello che noi cerchiamo di fare, è di preparare il collo dell'utero per far sì che poi il travaglio abbia una evoluzione piuttosto positiva. Dopo il ricovero, è ora di entrare in sala parto. Chi può entrare con la partoriente? Alla luce delle restrizioni attuali, abbiamo comunque dovuto stabilire delle regole per evitare il più possibile il numero di persone presenti all'interno dell'unità operativa. Il compagno o la persona da voi scelta potrà entrare con voi e rimanere con voi per tutta la durata del travaglio parto, fino alle 2 ore successive. Non è invece consentito momentaneamente l'ingresso in sala parto all'ostetrica che avreste eventualmente scelto per l'accompagnamento in ospedale. È una restrizione temporanea legata appunto alla riduzione del numero di operatori presenti all'interno della sala parto stessa. Ovviamente non possono entrare persone diverse da quella che avrete scelto per il travaglio, né amici né parenti. Questo è l'ingresso della sala parto ed è appunto una porta chiusa con codice, per cui è vietato l'ingresso. La sala parto Gardenia è una delle nostre 4 sale parto ed è organizzata in maniera tale da avere un letto parto, un cardiotocografo, una postazione per il bambino alla nascita e questo è il nostro letto da parto che vi riproduco con queste immagini per darvi un'idea di quanto sia versatile e quanto si possa trasformare per consentirvi di assumere tutte le posizioni durante il travaglio di parto. Al momento non abbiamo la vasca, ma facciamo un larghissimo uso di impacchi caldi, borse d'acqua calda, doccia calda, aromaterapia, sostegno one-to-one delle ostetriche che vi accompagnano per tutta la durata del travaglio e diventano proprio il vostro faro, il vostro supporto all'interno dell'esperienza del parto.
Dopo il parto è ora di tornare in camera, nella camera di degenza. Chi può venire con voi? Al momento non può venire nessuno, perché abbiamo anche qui dovuto restringere la presenza di persone all'interno del reparto, ma le ostetriche vi assicuro che vi offriranno tutto il sostegno possibile. Il papà può tornare il giorno della dimissione. Questa è la guardiola delle ostetriche, che avevo piacere di presentarvi alcuni operatori che sono presenti all'interno della nostra unità operativa. Questa è una foto che indica il corridoio in basso del reparto di degenza con le varie stanze e invece in alto a sinistra c'è proprio l'interno di una stanza ed in primo piano vedete ripreso il fasciatoio. In ogni stanza ne troverete uno, è un fasciatoio a parete che viene attrezzato perché in questo periodo le mamme vengono invitate ad usare il fasciatoio in camera piuttosto che andare spesso al nido e quindi per evitare di far transitare le donne in reparto. La dimissione. Attualmente la dimissione può essere prevista anche a 24 ore dal parto, ma che cosa serve per poter essere dimessi? La mamma e il bambino devono essere in buona salute. È necessario ritornare in ospedale a 48 ore per fare un controllo al bambino, compreso il test di Guthrie, che è un test di screening metabolico obbligatorio per legge, e viene praticato attraverso una puntura periferica al tallone del vostro bambino, dove con delle goccioline di sangue preleviamo questo campione di sangue che verrà poi inviato a Bologna per andare a ricercare delle malattie metaboliche rare, per cui è prevista una correzione, una cura se precocemente intercettate. Questo test di Guthrie viene, non riceverete una risposta da questo test di Guthrie perché sostanzialmente se è negativo rimane testimonianza della risposta in cartella del neonato, ma non riceverete risposta. È un test molto sensibile, per cui a volte è necessario ripeterlo, motivo per cui vi informo che la chiamata della ripetizione non deve necessariamente allarmarvi, ma farvi, ma sappiate che solitamente viene riproposta la ripetizione perché è necessario appunto verificare bene che non sia risultato falsamente positivo, proprio perché è molto sensibile. Il seggiolino da trasporto è indispensabile perché per il ritorno a casa il nostro pediatra vi chiederà se riuscite a portare a casa il vostro bambino in sicurezza. Queste sono le immagini del nostro nido. Il nostro reparto pratica il rooming in. Rooming in vuol dire che il bambino rimane in camera con la mamma per tutta la durata del ricovero, ragione per cui il nido diventa il luogo dove i neonatologi e le ostetriche seguono dei controlli ai vostri bambini, la prima visita per intenderci, la prima doccina e la visita di dimissione dal reparto. La doccina la facciamo al nido perché attualmente, già da un po' di tempo, non facciamo più il bagnetto alla nascita ai bambini. Quindi riceveranno una doccina il giorno prima della dimissione. Come ci siamo riorganizzati alla luce dell'epidemia? Allora, per tutte le donne che hanno ricovero programmato è prevista un'intervista telefonica il giorno prima o la mattina stessa per evitare, per escludere che qualcuna di noi abbia un sintomo o comunque che ci sia un rischio di dover fare un tampone per capire se c'è una sorta di se ci sia la presenza del Covid, scusate se mi sono un attimo trattenuta nel parlare. Il nostro reparto in questo momento è a porte chiuse, appunto vuol dire che nessuno può entrare senza una specifica autorizzazione. L'ostetrica in questo momento storico della nostra organizzazione ha un rapporto one-to-one anche in degenza, vuol dire che sia in sala parto che in reparto, per tutta la durata del turno voi incontrerete un'ostetrica che si dedicherà sia alla mamma che al bambino per tutta la durata del ricovero. Perché abbiamo cambiato questo anche il reparto? Per ridurre il numero di operatori che si rapporteranno con la diade e per far sì che la mamma possa avere come riferimento la stessa ostetrica, sia che abbia bisogno per se stessa, sia che abbia dei dubbi nell'accudimento del bambino. La sospensione dell'ingresso del papà in sala operatoria è un'altra restrizione che abbiamo dovuto mettere in campo perché in questo momento meno persone sono presenti anche all'interno della sala operatoria. Più riusciamo ad avere un contenimento dell'epidemia. La dimissione precoce, protetta della mamma e del bambino viene fatta in collaborazione con il consultorio familiare pediatrico ed è una procedura che sta prendendo abbastanza piede nella nostra organizzazione perché anche le mamme sono le mamme stesse che a volte ci chiedono di andare via perché vogliono tornare a casa e poter stare
nella sicurezza del proprio ambiente domestico, pur sapendo che non verranno lasciate sole perché attraverso anche l'attivazione di questo ambulatorio dell'allattamento online, noi dell'ospedale riusciamo comunque a rimanere presenti anche a domicilio, raccomandando comunque alla donna di rivolgersi anche al consultorio perché c'è poi la rete del territorio che continua a fare tutta la parte assistenziale post nascita. Abbiamo previsto per voi anche degli incontri a tema in videoconferenza che sono di prossima realizzazione. Ultima cosa, ma non meno importante, anzi fondamentale, è che abbiamo individuato per le mamme, eventuali donne positive al Covid, un percorso dedicato. In caso di tampone positivo, le nostre mamme partorienti riceveranno assistenza dedicata in un percorso assolutamente costruito ad hoc per evitare intanto la diffusione dell'infezione, ma soprattutto per far sì che la mamma riceva la migliore assistenza possibile e anche il bambino, ovviamente. Sarà un'assistenza un pochino diversa perché gli operatori che assistono pazienti Covid sono molto bardati e molto coperti, quindi è molto difficile riuscire ad entrare in empatia quando ci si trova bardati come se venissimo dalla luna, ma quello che ci teniamo a dirvi è che la nostra assistenza avrà comunque un taglio empatico molto importante. E se dovessero insorgere sintomi o comunque qualsiasi tipo di cosa che necessita di un approfondimento da parte nostra, vi chiediamo di telefonare in reparto o in ambulatorio urgenze perché abbiamo necessità noi di fare un approfondimento per capire quale percorso sia migliore per voi per accedere alla struttura. Anche l'Istituto Superiore di Sanità raccomanda di poter offrire alle donne la migliore assistenza possibile perché che le donne abbiano l'infezione o che non ce l'abbiano, bisogna comunque essere assistite nel migliore dei modi. Cosa facciamo noi nelle mamme che possono avere avuto un'infezione, che possono aver contratto il Covid? L'allattamento possibile, bisogna praticare un'igiene delle mani molto importante, accurata e si può allattare con la mascherina. Ultime informazioni e poi vi lascio, riguardano l'attestazione di nascita. L'attestazione di nascita è un documento che viene rilasciato dall'ostetrica che assiste al parto e serve per fare la denuncia di nascita all'anagrafe. Lo potete fare sia da noi all'ufficio ricoveri che al comune di nascita o di residenza. Per la scelta del pediatra di base bisogna comunque richiedere il codice fiscale all'Agenzia delle Entrate e poi rivolgersi allo sportello unico per la scelta del pediatra. È molto importante avere il pediatra perché i nostri neonatologi vi raccomanderanno di fare una visita dal pediatra di base nel più breve tempo possibile. Io credo di avervi detto tutto, spero di non avervi tediato. Noi vi aspettiamo col sorriso negli occhi e vi auguriamo una buona nascita. Un caro saluto da Gilda e da tutto lo staff dell'ostetricia di Vicisei.